iniziativa perché da un po' di anni, un anno e mezzo, ci stiamo dedicando a tutte le problematiche e tematiche del lavoro. Abbiamo attivato uno sportello qui in Scintilla e praticamente abbiamo deciso di sia di seguire tutte le problematiche di natura collettiva presenze, presenti sul territorio dell'area metropolitana di Milano, sia per dare una mano a livello individuale per i lavoratori, per tutte le problematiche che insorgono relativamente a busta paga, contratti e conflitti individuali nel contesto di lavoro. Io adesso lascio la parola appunto ai presenti e vi appunto informo poi, se volete, dettagliamo anche di più le attività che facciamo con questo sportello Lavoro Scintilla. È una cosa che è nata anche in altri circoli in giro per l'Italia e, data la frammentazione del mercato del lavoro e la proliferazione dei contratti dal pacchetto 3 in poi, appunto, si è ampliata anche la necessità di dare un'assistenza a livello individuale, non per annullare il discorso delle lotte collettive, ma per ampliare la platea di assistenza, consulenza e supporto ai lavoratori che si trovano in difficoltà dentro e fuori i posti di lavoro. E lascio la parola, prego. Sì, buonasera, io sono Alessandro Pascale, il coordinatore dei Giovani Comunisti di Milano. E intanto vorrei ringraziare i compagni anche del circolo Luca Rossi di Rifondazione, con cui abbiamo organizzato assieme questa iniziativa, un'iniziativa che noi abbiamo sentito la necessità di mettere in piedi anzitutto per informare sulla situazione di conflittualità presente in questi due impianti, quello appunto, la questione ormai quasi un po' passata, nel senso che la conflittualità meno attiva, quella della Marcegaglia, e quella invece che è in pieno corso d'opera della Alstom dopo l'acquisizione da parte di General Electric. E per questo ci sarà il compagno Diego Tartari, operaio della Alstom, che ci informerà bene sulla questione. E mentre invece per la questione della Marcegaglia avremo il compagno Massimiliano Murgo, che è anche esponente del partito, dirigente nazionale del partito della Rifondazione Comunista. Qual è il senso dell'iniziativa? Non solo di informare, ma cercare anche di ragionare collettivamente sulla connessione necessaria che c'è tra le lotte, tra i conflitti che ci sono nel nostro paese, sono tanti, spesso però sono totalmente frammentati, diciamo sussistono in una condizione di marginalizzazione anche mediatica, non fanno parte del dibattito pubblico, che è totalmente incentrato su tutta una serie di altre questioni più o meno futili, e che invece il lavoro, ci si dimentica quindi che il lavoro è la base fondamentale della nostra società. Non c'è bisogno di ricordare gli articoli della Costituzione che vengono vilipesi ogni giorno dal comportamento abituale del nostro ceto politico che ci governa. Noi crediamo, come Giovani Comunisti, che quindi si debba rimettere il lavoro al centro, a partire dalla critica del Jobs Act, che non è altro che l'ultima di una serie di riforme distruttive dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici in questo paese, all'interno di quella controffensiva capitalista che prende il nome, che si struttura sulle politiche del neoliberismo ormai da 35 anni a questa parte. E da questo punto di vista, quindi, il Jobs Act non è che l'ultima legge, a partire dalla riforma Treu, passando per la legge Biagi, che ha distrutto sostanzialmente lo statuto dei lavoratori e la speranza anche per i giovani e le giovani di trovare un lavoro dignitoso e quindi di poter garantirsi un minimo di condizioni di vita dignitose in questo paese. A partire da questo, noi pensiamo che si debba riproporre un paio di paradigmi alternativi e radicali. Il primo è quello che bisogna lavorare meno, ma lavorare tutti. Il che vuol dire riduzione di orario
a parità di stipendio, di orario lavorativo a parità di stipendio, riduzione dell'età pensionabile, perché le risorse ci sono e se si tolgono i soldi a tutti quelli che diamo alle banche si trovano, e poi controllo pubblico, sociale, politico della produzione, soprattutto dei settori più strategici, come ad esempio quello che ci andrà a enunciare adesso il compagno Diego Tartari. Lascerei a lui la parola e poi faremo parlare il compagno Murca. Grazie. Grazie per l'introduzione, scusatemi, non sono molto abituato a parlare a tanti, di solito parlo sempre a singoli. E, va bene, io sono, mi chiamo Diego Tartari, faccio parte dell'RSU dell'ex Aston Power di Sesto San Giovanni, acquisita dal 2 novembre da General Electric, e io sono un delegato della Fiona. E praticamente vi racconto un po' in sostanza la nostra storia e vedremo un attimo di collegarla a quanto dice, a quanto intendo. Allora, General Electric ad aprile del 2014 dichiara che vuole comprare tutta la parte che riguarda l'energia di Alstom. Alstom aveva due settori forti, l'energia e i trasporti. General Electric fa l'offerta per la parte dell'energia. E dopo un percorso dell'antitrust durato un anno e mezzo quasi, praticamente si arriva tramite una mossa strategica che Ansaldo dovrà prendere una parte di quello che era di Aston Power per far passare l'antitrust. Ansaldo prende questa parte di turbine che stanno in Svizzera e l'antitrust dà il suo parere positivo. L'operazione si fa al 2 di novembre scorso. In quanto General Electric dichiara che hanno avuto delle perdite con tutto questo tempo che è passato, dice il nostro piano industriale, che in realtà io dico non è un vero piano industriale, cioè praticamente il nostro piano di risollevamento, diciamo così, è togliere 6.500 posizioni lavorative in Europa. 6.500. Questo qui in un primo momento. Noi a Sesto ci siamo dentro a pieno perché siamo 380 e gli esuberi sono 250, di cui gli altri che rimarranno verranno delocalizzati. Non sappiamo se li prenderà GE qui a Milano o da qualche altra parte, però verranno delocalizzati. A Sesto, negli Stati Uniti, qui in Nuova Zelanda. E quindi, cioè, il sito di Sesto non deve più esistere. E questo qui lo dichiarano ad inizio gennaio. Noi attraverso i comitati aziendali europei già avevamo delle informazioni da prima, ma abbiamo fatto fatica a tirarle fuori, le persone non ci credono, tutto. Comunque sia, lo ufficializzano il 12 di gennaio. Il 12 di gennaio iniziano tutte le variazioni, sia a livello europeo ci stiamo muovendo a livello sindacale per adesso, cercando di arrivare magari addirittura al governo europeo per dire GE ha comprato in Europa ma per chiudere, cioè vuole tagliare praticamente tutta la produzione energetica che c'è in Europa, tant'è vero che GE ha comprato Alstom e Alstom aveva tutta la tecnologia delle centrali nucleari in Francia. Il problema europeo esiste e io non so adesso se magari parlare più del problema europeo o del problema qua. Comunque sia, in Europa la cosa è solo a livello sindacale e si sembra che per adesso non riusciamo a fare niente a parte prolungare la data dell'agonia, nel senso che finché non finisce questa consultazione che avviene a Parigi,
non potranno tirare fuori, applicare gli esuberi, cioè non potranno aprire procedure in tutta Europa. Ma questa consultazione dovrà finire per fine marzo, forse siamo riusciti sempre tramite il sindacato industrial a rimandarla a maggio, quindi allunghiamo il brodo. A livello locale ci stiamo muovendo, abbiamo iniziato a fare iniziative anche con le aziende vicine, perché tra l'altro la BB ha dei problemi sempre di esuberi, i nostri ex colleghi dell'Aston Transport avranno problemi perché li cambieranno da produzione, diventeranno service, e quindi l'anno prossimo saranno esuberi anche lì. Quindi abbiamo iniziato a muoverci un po' tutta la zona. Abbiamo trovato per fortuna l'appoggio delle istituzioni locali, i sindaci, sia quello di Sesto che tutti quelli vicino, perché praticamente hanno lanciato un appello al governo firmato da 48 comuni, e tant'è vero che arriveremo al MISE insieme a loro, nel senso con loro, con i comuni dalla nostra parte. L'incontro al MISE ci è stato dato per venerdì questo, e tra l'altro 3 giorni fa abbiamo relazionato anche in Regione Lombardia, e all'unanimità ci appoggerà anche la Regione Lombardia al MISE. Questo è un passo per poter fare qualcosa in più, per avere un po' di più forza. Ovviamente siamo molto lontani, siamo sempre di fronte a una multinazionale che arriva in Italia, arriva in Europa, ma anche in Italia, quindi, e dice che invece di investire chiude. Qui si potrebbe aprire un ragionamento sul fatto che investe GE in altri settori, in Toscana, Campania, Puglia e Piemonte. Dalla Regione Lombardia hanno già preso dei finanziamenti per un generale elettrico e in gas, una fabbrica di 150 persone che stava a Talamona, in provincia di Sondrio. Quindi ha preso anche soldi dalla Regione Lombardia, prende soldi dal governo e dalla Regione Toscana per investire da altre parti, però noi a Sesto dobbiamo chiudere, perché forse troppo sindacalizzati, perché costiamo troppo, perché il mercato dell'energia non dovrà essere sviluppato più in Europa ma nel sud-est asiatico e nell'est Europa. Questo sì, molto probabilmente anche questo, cioè. Però noi, cioè è mandatorio, dobbiamo chiudere. Dobbiamo far leva tramite i vari tavoli istituzionali a cercare di far cambiare un po' la situazione. Ovviamente se ormai il mercato per i distributori di energia tipo Enel e A2A si limita solo al commercio, perché comprano sotto costo l'energia dalla Francia che ne produce in sovrabbondanza e te la rivendono e chiudono le centrali perché non conviene più tenere le centrali in Italia, è ovvio che il governo potrà fare ben poco. Cioè, nel senso, se uno guarda lontano, la vuole vedere bene a lungo e la vuole risolvere, deve dire dobbiamo riportare il mercato dell'energia in Italia, dobbiamo produrre la nostra energia e consumare la nostra energia. Ovvio, un discorso così in Europa, con l'Europa di oggi, sarà difficile fare. Infatti secondo me è abbastanza lontana come cosa e non sarà la soluzione che ci proporranno. Però noi sappiamo che per mantenerla la strada è quella. Altre proposte che ci hanno fatto, le prime proposte, che anche quelle sarà difficile che vadano in porto se sempre che la multinazionale ha deciso. E le altre proposte è che magari ci convertiranno ad altra produzione. Però queste qui sono sempre proposte che sono molto lontane. Tant'è vero che la nostra dirigenza locale non vuole sentire nemmeno proposte, e l'unica cosa che ci dicono è andate a lavorare da altre parti, tipo Torino, tipo Firenze, tipo Bari o
Valtellina, via Talamone. Questo è quanto, cioè questo più o meno è la nostra situazione, non so se sono stato molto chiaro, se avete domande fatele, oppure passo la parola a Murdo, che avevano avuto una situazione un po' diversa, perché la loro si svolta più locale, non è a livello europeo, ma... Sì, io direi, visto che il compagno fra poco deve andare via, forse è meglio approfittarne, lui alle 6 andremo anche a 20 minuti, se magari vogliamo approfondire un attimo, se ci sono domande... Io ho un paio di domande. Sì. Sapevo che eravate in presidio permanente. Sì, siamo, questo... Ok, e l'altra cosa, qual è il clima tra i colleghi? Perché appunto da quell'intervento che facevi tu, appunto, al di là dell'aspettare i vari tavoli che sappiamo sempre, cioè anche il fatto che abbiamo, mi sembra dice prima, abbiano votato la mozione in Regione Lombardia, che comunque... Sì. A parte che sappiamo cos'è la Regione Lombardia, adesso esatto. Di quello. Sì. No, com'è il clima più caldo, cioè appunto tra i colleghi, esatto, e qual è che tipo di discussione è? Il problema è sempre lo stesso lì, il problema è che abbiamo, cioè ci sono quelli che sono dalla nostra parte che hanno capito e sanno che nonostante che abbiamo poche speranze, l'unica speranza è la lotta e siamo lì. Ovvio, ci sono tanti che si affidano sempre, come sempre purtroppo, alla clemenza del padrone, nel senso tanti aspettano, magari mi danno tanti soldi per andare via o mi offrono comunque sia un altro lavoro in GE che magari a me fa comodo, perché comunque sia per qualche ufficio qui a Milano di GE, però i posti in realtà sono pochi, le persone ci sperano e si arriverà anche alla fine a quel clima di cane mangia cane per accaparrarsi quella piccola sedia, quindi ce l'abbiamo questo problema, ci sono tanti impiegati soprattutto di un settore che non li abbiamo dietro, nel senso stanno ancora lì sul chi va là e non sanno da che parte mettersi, tutto il business che è attinente alla fabbrica, ce l'abbiamo, cioè, siamo abbastanza compatti, cioè, nel senso a parte qualche pecora nera, però sui 130 della fabbrica ci siamo, cioè nel senso siamo quelli che l'hanno visto prima, anche perché sono 2 anni che hanno iniziato a dirottare le commesse, cioè arrivavano le commesse da noi, prese da noi, centrali, apparecchiature per centrali, e nell'immediato, successivamente, cioè nei giorni, abbiamo preso un ordine, sì, però non lo potremo fare noi, acquisteremo le cose e le gireremo in Polonia, le gireremo in Romania, le gireremo in Inghilterra. Tant'è vero che a un certo punto, per quante commesse avevamo girato, per la specie di lavoro che si faceva, da altre parti addirittura non erano nemmeno in grado di farle, ci chiedevano personale a noi da mandare in distacco per costruirle, per assemblarle. Noi nell'ultimo anno, dopo la cassa integrazione, quando era finita, praticamente per battere il costo orario, prendevano i reparti interi, 5, 6, 7 persone, li mandavano in Inghilterra, in Romania, a fare turni interi sulle nostre commesse che dovevamo fare prima all'interno. Quindi in fabbrica si è vista molto prima la situazione, non abbiamo dovuto aspettare che dichiarassero gli esuberi, avevamo visto com'era l'andazzo, quindi sì, cioè nel senso ci sono, cioè abbiamo uno zoccolo duro, ce l'abbiamo per affrontare la lotta, però su 249 esuberi diciamo 249 non siamo, ecco. Non so se ti ho risposto. Sì, 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 no, quello che mi sembra abbastanza chiaro come l'hai detto. E io ti volevo chiedere che tipo di supporto avresti, che tipo di mobilitazioni pensate di mettere in atto eventuali ulteriori e realisticamente, oppure che potreste mettere in atto se ci fosse un certo supporto organizzativo forte? E quali sono. Come si sono comportate le forze politiche, diciamo, localmente, anche sindacali, su questa questione? Sindacali, allora, le forze politiche, va bene, al presidio, tipo la rifondazione di Sesto, ma anche il PD, cioè, nel senso, ci hanno cose che ci servono per il presidio, tipo chi ti dà la griglia, chi ti porta il generatore, chi ti porta, cioè, le cose...
questo qui è a parte partiti, i sindacati purtroppo, c'è sempre un sindacato che si chiama FIM, che la UIM non c'è da noi, che purtroppo non fa il sindacato, non fa il sindacato nel senso che ancora relaziona troppo col padrone, cerca solo di salvaguardare i suoi pochi tesserati, l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito, non lo nascondono neanche più, tant'è vero che i film al presidio non ci sono, cioè, non ci sono, e sono youtuberi anche loro, quindi la situazione, cioè, anche lì, hai sempre, oltre ad avere la tua controparte che è il padrone, hai sempre qualcuno che non è che, diciamo, che spinge proprio sempre dalla tua parte. Scusa, una domanda, chi è che sta seguendo, chi è che vi segue come film che avete messo lì? Conosciamo. Bisogna grattarsi i coglioni quando andiamo. Non mi serve perché abbiamo le lezioni delle RSE. Va bene, se non ci sono altre domande, se non vuoi aggiungere nient'altro. Aggiungo niente, vabbè, faremo qualcosa, abbiamo fatto qualche manifestazione insieme anche alle altre aziende vicine a noi, anche perché il comune di Sesto lì ormai lo stanno debellando, già avevano iniziato 40 anni fa, ma adesso siamo arrivati agli sgoccioli, siamo rimasti in pochi. E tant'è vero che almeno, cioè, qualcuno sta dalla nostra parte lì, perché per dire proprio qui, se finite anche voi, finisce proprio tutto, nel senso. Niente, le manifestazioni, sì, ce ne saranno delle altre, adesso non abbiamo calendarizzato niente, per adesso abbiamo la prossima settimana tutti incontri e basta, e tra cui quello lì al Ministero, però le azioni si faranno anche più tardi, addirittura si stanno organizzando qualcosa anche a livello sindacale, provinciale o addirittura regionale, proprio in merito al fatto che le multinazionali arrivano in Italia e fanno quello che vogliono. E poi se ne vanno. Prendono il know-how, se ne vanno. Posso fare una domanda? Dato che siete una multinazionale, e ovviamente il problema non è solo vostro, perché si ripropone dappertutto, cioè affettano da una parte, si comportano come le locuste, cioè lo fanno in Polonia, lo faranno da qualche altra parte, lo fanno oggi qua in Italia dove siete voi. Avete pensato come organizzazioni sindacali o eventualmente come lavoratori di trovare un fronte comune anche con gli altri che rappresentano un po' la multinazionale, perché il problema dei lavoratori è sempre sullo stesso piano, cioè è a scadenza, oggi è all'uno e all'altro, così via. È vero che chiudono una fonderia in Polonia per portarla in Vietnam, cioè nel senso, non è, cioè, di tutto quello che hanno tengono solo quello che costa meno, cioè la Polonia per quanto riguarda i generatori continueranno a costruirli perché in Polonia costano meno che qui da noi, però la fonderia in Polonia la chiudono perché la aprono in Vietnam, perché c'è in Vietnam, cioè quindi ci sarà sempre uno più terzo di te, no? E questo processo è iniziato, tant'è vero che in Europa siamo riusciti al Comitato Aziendale Europeo a creare un fronte comune, portarlo a maggioranza per portare avanti una lotta sindacale, tant'è vero che riusciremo a fare uno sciopero a Parigi il 7 di aprile, tutta GE. Questo qui ci stiamo lavorando, cioè intanto c'è una data e c'è una piazza, e le nazioni che parteciperanno saranno Francia, Germania, perché la Francia ci avrà 800 esuberi, la Germania ce ne avrà 1500, la Svizzera ce ne avrà 1400. Praticamente siamo riusciti con quelli che hanno tanti esuberi a fare una specie di cordata e portarci all'inizio aprile a Parigi, dove c'è appunto la dirigenza GE europea. Questo qui siamo riusciti a farlo grazie anche al fatto che prima la maggioranza lì al Comitato Aziendale Europeo, di quelli che dicevano no, non ci sta bene, non ce l'avevamo. Siamo riusciti a tirare dentro qualche paese dell'est, che prima diceva sì, va bene,
perché fortunatamente per noi hanno iniziato a dichiarare anche gli esuberi in Polonia e in Estonia. E quindi per quelli lì, cioè per quei pochi lì, siamo riusciti a dire. Perché lì purtroppo al comitato aziendale europeo ogni persona rappresenta un paese, non è che tipo la Germania ne sono 10.000 e dico numeri a caso adesso, e quindi hanno 10 rappresentanti, noi siamo 1.000 e abbiamo un rappresentante, no? Lì al comitato aziendale, siccome è un organo di ricezione di informazioni, cioè dove ti informano, non è un organo sindacale, prettamente sindacale, e allora mettono solo una persona per paese. Uno più un sostituto. Siamo riusciti in quell'ambito a fare questa, cioè a organizzare questa manifestazione, che niente, adesso al 7 di aprile piano piano è lontana, sembra, ma in realtà la consultazione non sarà finita per il 7 di aprile, quindi ancora non si pensa che tipo la mobilità o i licenziamenti in altre parti ancora non saranno partiti per il 7 d'aprile, a meno che non facciano forzature, però non dovrebbero. Posso fare un'altra domanda? Certo. Non è passato mai a voi per la testa di, visto che siete una multinazionale, quindi una presenza non insignificante, ma tutt'altro, anche se numericamente siete quel che siete qua, però lanciare come proposta un po' a tutto il mondo del lavoro, la possibilità che tutta l'Europa abbia il corrispettivo dell'euro come valore unico, non come adesso, nel senso che in Polonia pagano 400 euro al mese e qui 1.000, ma di chiedere una parificazione proprio su tutto il territorio, giusto per entrare nelle contraddizioni del grande capitale, cioè la possibilità quindi che abbiano tutti un fronte comune chiedendo una parificazione ed evitare che le multinazionali giochino a scacchiera oggi in questo paese perché mi costa meno e domani nell'altro perché mi costa ancora meno, cioè quindi se si hanno tutti gli stati, visto che è uno stato europeo e quindi dovrebbero valere le stesse regole. Sì, ma questo penso che no, perché ovviamente cioè questo qui è fantapolitica, sì, no, con tutto rispetto, cioè nel senso noi, cioè, io faccio fatica a proporre un piano energetico in Italia, figuriamoci se posso proporre una cosa del genere in Europa. Cioè, perché il nostro problema è che se l'Italia fosse ancora parlato del suo piano energetico, e questo qui non accadrebbe, lavoreremo sia noi che Ansaldo, per dire. Purtroppo siamo in mano alle multinazionali, le multinazionali vogliono produrre dove vogliono e i distributori di energia tipo Enel 2A, come ho detto prima, fanno solo i commercianti, chiudono le centrali in casa perché gli costano di più e comprano l'energia dalla Francia che devono vendere sotto costo perché quelle centrali nucleari ne sovrapproducono. Quindi questo è il discorso. Cioè il mercato realmente non riesce a farlo in Italia, è vero, però sarà, cioè, secondo me parte, cioè, qui deve entrare in gioco la politica da questo punto di vista, cioè nel senso riappropriamoci di un piano energetico nazionale. Sì, la facevo per quello la domanda, la politica deve entrare perché se il mondo del lavoro non sì, tanto se non riesci a parificare i costi in Europa, cioè o fai entrare la politica e ti appropri di un piano energetico nazionale oppure non vai da nessuna parte, questo, cioè, è la mia opinione, però penso che grazie. Va bene, sì.